Però vi chiediamo di farci carico, di farvi carico insieme a noi, del fatto che i tempi non sono più una variabile indipendente, che se noi non iniziamo dalle riforme istituzionali e costituzionali e poi interveniamo nel pacchetto di riforme che vi ho detto nel corso dell'intervento, noi perdiamo la possibilità di essere considerati credibili non tanto dai nostri partner europei, ma anche e direi soprattutto dai nostri concittadini. Vado alla conclusione. Esistono numerosi provvedimenti di cui abbiamo discusso in fase di consultazione che non sono rientrati nell'ambito di questa relazione programmatica per scelta. Mi piacerebbe raccontarvi quanto intendiamo investire sulla cultura come elemento identitario. So che c'è una parte tra voi, egregi senatori, gentili senatrici, che ritiene che la parola identità sia in qualche misura il baluardo contro la parola integrazione. Non è così. Io credo che l'identità sia la base per l'integrazione. Il contrario di integrazione non è identità. Il contrario di integrazione è disintegrazione. Un paese che non si integra non ha futuro. Ecco perché, a fronte di un dibattito culturale che ha visto i diritti divenire oggetto di scontro, al punto che ciascuno di noi ha portato la propria bandierina in tutte le campagne elettorali sul tema dei diritti, a destra come a sinistra, ma poi non si è mai fatto niente. Noi immaginiamo con questo governo e con il vostro aiuto di trovare dei punti di sintesi reali che permettano a quella bambina che ha 12 anni e che frequenta la quinta elementare e che è nata nella stessa città in cui è nata la sua compagna di banco, di avere la possibilità, dopo un ciclo scolastico, di essere considerata italiana, esattamente come è la sua compagna di banco. E che se ciascuno di noi ha una propria valutazione, se qualcuno di noi pensa che sarebbe giusto che quella bambina fosse considerata italiana al momento della nascita, ma altri tra di noi pensano che occorra almeno un ciclo scolastico, lo sforzo oggi non è affermare le proprie ragioni contro gli altri, ma trovare il punto di sintesi possibile. Così come sui diritti civili, oggi una mia amica mi ha scritto: se devi approvare una forma di unioni civili che non sia la forma che vogliamo noi, beh, allora non approvarla. No, non è così. Sui diritti si fa lo sforzo di ascoltarsi, di trovare un punto di... Questo è un cambio di metodo profondo. Sui diritti si fa lo sforzo di trovare un compromesso, anche quando questo compromesso non mi soddisfa del tutto. E ci ascolteremo reciprocamente. Ma la credibilità su questo tema sarà il punto di caduta di un'intesa possibile che già è stata costruita nel corso di questi giorni. Lo vedremo. Però sostenere che l'identità è il contrario dell'integrazione significa fare a pugni con la realtà, significa prendere a botte il niente. Vi vorrei mostrare, vorrei che ci mostrassimo reciprocamente le facce dei nostri ragazzi quando vanno in uno degli eventi che organizzano gli enti territoriali a visitare un museo di notte, quando si rendono conto cioè che la cultura non soltanto è un qualcosa con cui si mangia, cioè di cui si nutre l'anima, ma quando dico che si mangia con la cultura dico che allora bisogna anche avere il coraggio di aprirci agli investimenti privati nella cultura, perché se si dice che è sbagliata la frase con la cultura non si mangia, bisogna anche avere il coraggio di dire che la cultura deve aprirsi al coinvolgimento degli investimenti privati e creare posti di lavoro. Però vorrei dirvi le facce, vorrei mostrare a me stesso e a voi le facce e i volti di chi in questi anni ha avuto modo ad esempio di vedere un museo la notte, ha avuto modo di farsi interrogare da un'opera d'arte, ha avuto modo di provare ad ascoltare la bellezza della musica, non soltanto nelle scuole dove va portata o riportata in modo diverso,
ma anche nella quotidianità. In una qualsiasi realtà del mondo che non sia l'Italia, essere italiani è un dono. In una qualsiasi realtà del mondo che non sia il nostro palazzo dei poteri, i nostri palazzi dei poteri, essere italiani è un elemento di bellezza che non so quanto salva il mondo, ma sicuramente salva l'export delle nostre aziende. In un qualsiasi luogo che non sia l'angustia autoreferenzialità del nostro dibattito, i valori della cultura fanno di noi una superpotenza mondiale. Se noi non siamo nelle condizioni di comprendere che il mondo piatto nel quale viviamo è un mondo che paradossalmente ci offre delle opportunità senza fine, che possono unire i distretti tecnologici con i beni culturali, che possono unire la capacità di investire sulle nuove generazioni con l'esperienza, la saggezza e la bellezza dei più grandi, beh, se noi non siamo in grado su questo tema di essere concretamente operativi, perdiamo un pezzo del nostro patrimonio culturale ed economico. È un pezzo della risposta alla crisi, modificare le regole del gioco anche in questi settori. E non ho affrontato, ma non lo posso fare adesso, come nel piano per il lavoro che presenteremo a marzo ci sarà una sorta di piano industriale per i singoli settori. Le energie alternative, intese non semplicemente come il sussidio o l'intervento su un singolo settore, ma come il bisogno di andare a inventarsi nuovi posti di lavoro, sulla chimica verde, sull'innovazione tecnologica applicata alla ricerca, sugli investimenti veri, profondi, che si possono fare contro il dissesto idrogeologico in un paese in cui abbiamo dei soldi bloccati e fermi anche per responsabilità delle pubbliche amministrazioni, che gridano vendetta, non soltanto per ciò che stiamo vivendo in queste ore il modenese o l'area di Olbia, ma anche per come in questi anni abbiamo dovuto vivere con il fiatone certe emergenze che potevano essere affrontate in modo molto più semplice. Ma davvero abbiamo ancora soldi fermi sulle casse di laminazione ed espansione? Quando il mondo che sta cambiando rende così semplice intervenire in questa direzione? Ma davvero ancora non sappiamo in alcune realtà del paese chi ha il potere di intervento sugli argini per l'eccesso di funzioni tra le regioni, le province, i comuni, le autorità d'ambito? Ma davvero pensiamo che questi siano temi di serie B, di cui non parlare perché dobbiamo confrontarci soltanto parlando tra di noi, delle nostre realtà quotidiane? Come facciamo a non prendere atto che anche su questo tema c'è bisogno di una svolta reale? Potrei, dicevo, continuare a lungo, non lo farò, mi limito a chiudere su un sentimento personale. Io credo che ieri, arrivato a Palazzo Chigi, ho scelto di fare alcune telefonate simboliche, ma non simboliche. Ho chiamato due nostri concittadini italiani che sono da troppo tempo bloccati a Nuova Delhi da una assoluta e allucinante vicenda per la quale garantisco l'impegno personale del governo. Ho chiamato una ragazza della mia età, si chiama Lucia, è di Pesaro. In questi giorni sta combattendo per il processo perché è stata sfregiata in volto dal suo ex fidanzato, e credo che sia una delle persone a cui ho voluto far sentire la vicinanza di questo paese. Ho chiamato, so che non vi interessa, ma a me sì, un mio amico che ha perso il posto di lavoro. E credo che capire che cosa significa incrociare lo sguardo di un papà, per non dire un babbo, che ha perso il posto di lavoro, e rendersi conto che il tuo compito non è di quello di star qui a urlare, ma è cercare di dare delle risposte concrete per cambiare le regole del gioco, segna la differenza tra la sua propaganda, senatore, e la nostra politica. Ma ho scelto anche e soprattutto di pensare a che cosa significhi per un ragazzo che oggi ha più o meno la mia età,
Il fatto che il governo scelga di dire che questo è il momento della svolta radicale. Mi sono cioè messo in testa di pensare a che cosa possa significare per ciascuno di noi il fatto che non soltanto noi oggi viviamo un momento di cambio del governo, ma cosa questo cambio del governo significhi nella vita delle persone. Una signora, scherzando fino a un certo punto, forse voleva farmi un complimento, ieri fuori dalla messa mi ha detto: certo, se tu fai il presidente del consiglio te lo può fare veramente chiunque. Lei probabilmente voleva essere carina, non le è venuto granché bene, o forse è la verità. Però ho pensato che questo è davvero vero, fino in fondo. Io arrivo a questa responsabilità provenendo da un'esperienza politica innovativa, forte, autorevole, quale quella del Partito Democratico, ma nella quale si è dato la possibilità a una generazione di sfidarsi, si è dato la possibilità di provarci. Il mio partito, cui va la mia gratitudine, come naturalmente agli altri partiti che compongono la coalizione, come doveroso che sia, ma una gratitudine particolare va al mio partito, perché il mio partito ha consentito in un certo momento di dire: se avete idee, giocatevela. Se avete sogni, provate a mettervi in gioco. Oggi noi siamo pieni di persone, di momenti, di vita, in cui è esattamente l'opposto. In cui ci dicono: no, non si può fare, non si riesce a raggiungere i risultati. In cui ci dicono praticamente tutti, sempre e comunque, che c'è un blocco, che l'Italia non esce dalla crisi, che il mutuo in banca non te lo danno per aprire casa, che non hai neanche, mentre fai l'apprendista, la possibilità di avere quei soldi che ti servono per mangiarti una pizza e una birra. A questa generazione che cosa diciamo noi oggi qui? Noi oggi qui diciamo che l'Italia vuole diventare il luogo delle opportunità. Non credo che ci siano pari opportunità nel fatto che c'è la metà di donne. L'opportunità, permettetemi la battuta, è dispari, non è pari, ce n'è solo una. Noi abbiamo una sola occasione, è questa. E noi vi diciamo, guardandovi negli occhi, che se dovessimo perdere, non cercheremmo alibi. Se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia. Perché deve finire il tempo in cui chi va nei palazzi del potere poi tutte le volte trova una scusa. Non ci sono più alibi. Non ci sono più alibi per nessuno, per primo per me. Però in questo scenario, lasciatemi dire e lasciatemi concludere su questo, sul fatto che questa Italia delle possibilità è un'Italia che oggi vede un governo chiedervi la fiducia sulla base di un cambiamento radicale, immediato e puntuale, e che però contemporaneamente offre tutto il meglio di quello che ha. L'idea che il futuro dell'Italia non sia essere il fanalino di coda dell'Europa, che il futuro dell'Italia non sia stare a lamentarsi e a piangere dalla mattina alla sera, che il futuro dell'Italia non sia semplicemente raccontarci come le cose vanno male o perché non ci fanno lavorare. Il futuro dell'Italia sta nelle qualità, nel genio, nell'intelligenza e nella curiosità di ciascuno di noi. Noi siamo assolutamente certi che, mettendo tutto noi stessi in questa sfida, la possibilità di cambiare è reale, è concreta e immediata, purché ciascuno di noi viva il futuro non come un'incognita, purché ciascuno di noi sappia che è il tempo del coraggio e che questo tempo del coraggio non esclude nessuno e non lascia alibi a nessuno.